Foibe, una tragedia per troppo tempo dimenticata un giorno, il 10 febbraio, voluto nel 2004 per commemorare le migliaia di persone trucidate e l'esodo degli istriani, fiumani e dalmati dalle loro terre. Una sciagura nazionale, ha detto chiaro alla vigilia di questo giorno del ricordo il capo dello Stato, Sergio Mattarella, no al negazionismo e all'indifferenza. Una giornata, questa, che si apre con la deposizione di una corona dall'oro all'altare della patria. Ci sono il presidente dell'Europarlamento Sassoli e la sindaca della capitale Raggi. Questa è una storia di dolore che riguarda cittadini italiani, europei, e che il cui ricordo ci mette nella condizione di capire quali sono gli errori che sono stati commessi nel conflitto fra le nazioni. Cerimonie in tutta Italia, a Palazzo Madama, l'appuntamento voluto dalla Presidente del Senato Casellati insieme al Presidente della Camera. Ci sarà anche il Premier Conte. Il ricordo diventa insegnamento e monito, scrive il Ministro degli Esteri Di Maio. Silenzio e commozione qui, su quel confine orientale che fu teatro di tanto orrore. La foiba di Basovizza, la foiba di Monrupino. Presente anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e il leader della Lega, Matteo Salvini. È una giornata che dovrebbe unire tutto il paese, nel nome del ricordo di queste migliaia di donne, uomini e bambini massacrati solo in quanto italiani.